Francesco Brighini, allenatore della Gherardi Svecita di Castello, una squadra giovane che però sta faticando un po' in questo campionato nella massima divisione regionale. Oggi ci stava tranquillamente una sconfitta contro la capolista Grifo Volley Perugia, forse qualcosina in più però lo potevate fare. Ma sì, noi il fatto che fatichiamo è fuori discussione, insomma la posizione di classifica parla abbastanza chiara. Abbiamo fatto un girone di andata molto difficile, credo che la squadra sia comunque su una fase di crescita da qualche settimana a questa parte. Certo è che contro un avversario come quello di oggi paghiamo un certo gap tecnico che indubbiamente c'è. Siamo presentati anche in condizioni non buone dal punto di vista sia fisico che di organico, anche per esigenze della prima squadra di Serie A. Ciò non toglie che, come tu hai detto, c'è stato qualche errore di troppo, forse avremmo dovuto probabilmente cercare di capitalizzare qualcosa di più al di là di quello che poi è stato il risultato. Senz'altro l'abbattimento dell'errore resta uno dei nostri obiettivi prioritari, soprattutto perché trattandosi di ragazzi molto giovani credo che la giusta crescita passi innanzitutto per questo. Guardiamo avanti. Vi mancava in effetti un elemento come Sartoretti, che a detta di tutti è un po' un buon punto di riferimento per voi. Sì, Luca si sta comportando abbastanza bene, anche viene da una gara, l'ultima giocata mercoledì dove è andato molto forte, senz'altro l'opposto titolare quando c'è o non c'è. Qualche riferimento può mancare alla squadra. Oltre a questo mancava anche l'altro alzatore Cherubini, palleggiatore brigante, giocato con una lombalgia piuttosto forte, però ripeto, questi sono dei dati di fatto che comunque non vanno a giustificare certi errori che ci sono stati. Sono state fasi buone durante la gara, alternate a fasi dove abbiamo sprecato parecchio, e questa altalenanza è una cosa che ci caratterizza, dobbiamo cercare di evitarla per essere un po' più costanti nel rendimento. Dicevamo, contro la capolista era tutto più difficile oggi, però come avevi detto prima te c'è stato un po' un cambiamento nell'ultima parte di campionato, alla fine del girone di andata, una bella vittoria a Gubbio e poi una vittoria sfiorata a Monteluce mercoledì. Sì, una vittoria importante a Gubbio perché ha interrotto un trend di sconfitte che durava da molto tempo, rischiava un pochino di abbattersi anche nell'umore, quindi c'è stata una reazione della squadra. Mercoledì in casa con Monteluce la squadra si è portata sul 2-0, ha avuto anche 5 palle match che non è riuscita a concretizzare. Parecchia amarezza perché oltre a una responsabilità che alla fine ci può essere da parte nostra e anche qualche merito del Monteluce, devo dire che c'è stato purtroppo una gestione arbitrale decisamente carente che è stata fortemente penalizzante. Non sono solito parlare di queste cose, però credo che questo sia stato abbastanza evidente agli occhi di tutti. C'è un grande rimpianto da parte nostra, proprio perché credo che avremmo meritato la vittoria della partita, probabilmente senza errori arbitrali saremmo riusciti a capitalizzare il risultato. C'è sicuramente qualche perplessità, anche perché non vediamo osservatori arbitrali a Città di Castello da diversi mesi e questo ci dispiace. L'arbitro senz'altro può sbagliare, però quando comincia a condizionare la gara, come è successo mercoledì scorso, la cosa si fa abbastanza pesante. Torniamo a parlare del settore giovanile. Città di Castello è una delle poche piazze che lavora con il vivaio. Tu sei il responsabile di questo settore giovanile. Ci sono elementi per essere fiduciosi in questo futuro oppure la pallavolo umbra dovrà ancora faticare parecchio? Ma guarda, come hai detto tu, la prerogativa del Città di Castello è che non fa selezione a livello territoriale, quindi lavoriamo con il vivaio nostro e cerchiamo naturalmente di tirar fuori il meglio possibile da quello che abbiamo. Circa le prospettive della pallavolo umbra, chiaramente è un problema che forse va a monte, il fatto che c'è un pochino sulla pallavolo maschile, cioè pochi ragazzi si dedicano alla pallavolo, quindi questo automaticamente condiziona un po' quello che sono poi i risultati, perché per fare qualità nel settore giovanile è necessario avere anche una quantità importante. Credo che le tre società di Serie A dell'Umbria devono essere dei riferimenti in questo senso, quindi Perugia, quindi San Giustino, quindi Città di Castello. Si lavora in maniera un po' differente da società a società, c'è chi fa selezione, chi non la fa, e chiaramente credo che dovremmo essere noi a essere il gancio da traino per quanto riguarda il movimento giovanile, questo è fuori discussione. Allora, ringraziamo Brighigna, ricordiamo il risultato a San Marco, Grifo Volley batte Città di Castello 3-0.